La Lega Nord si mobilita contro la Rai di Roma, perché vuole togliere la sede di Milano, è così? Ma sì, continuano a fare quello che hanno sempre provato a fare e ci stanno riuscendo nel momento in cui la Lega Nord non è più all'interno delle istituzioni del governo, quindi non ha la possibilità di impedire questo depauperamento, questo scippo continuo di programmi, di contenuti, di idee che la RAI sta facendo in questi 2 anni. Dal governo Monti in poi, da questo nuovo management tanto incensato e tanto centralista, purtroppo stiamo verificando che ogni giorno che passa c'è un programma in meno, c'è un'opportunità in meno di crescita e di sviluppo per il nord. Che cosa ne pensa lei dei compensi milionari Rai? Ma penso che prima di tutto dovremmo conoscerli e soprattutto penso che la RAI dovrebbe applicare una direttiva che è stata votata, proposta dalla Lega, votata ormai tanti anni fa, che è rimasta lettera morta, ovvero che i compensi venissero indicati nei titoli di coda dei programmi, perché è un diritto del contribuente, del cittadino, conoscere qual è il compenso di coloro che vanno in video, così come è un diritto di tutti conoscere il mio compenso e tutti i compensi di coloro che lavorano nel pubblico. La RAI purtroppo rimane un territorio neutro, una zona franca in cui ognuno può fare il cavolo che vuole e continuano a farlo.